Thomas, no! Ti ucciderà! Vi volevo bene e mi avete mentito. Entrambi, traditori. Che cosa vuoi da me, Rey? Voglio giustizia. Oh, mio Dio! Non desideravo altro che mostrare la luce di Dio ai miei fratelli. Ma ho deluso tutti. E ora sono nemici mortali. Perché? Per cosa? Una donna? Oro? Forse è inutile parlare. Forse posso mostrare loro che c'è qualcosa di più importante di orgoglio, avidità e lussuria. Era fine agosto del 1864 e il sanguinario generale nordista William Tecumseh Sherman attraversava la Georgia, bruciando tutto quello che incontrava. Erano tempi duri per me e i miei fratelli. Mio padre era morto, ucciso a Antietam. Mia madre e io soli facevamo del nostro meglio per mandare avanti ciò che restava della fattoria di famiglia. 2 anni prima avevo lasciato il seminario e gli studi religiosi per occuparmi dei doveri familiari. Ma allora tutto ciò a cui tenevamo stava per bruciare. E i confederati a difesa del Chattahoochee rappresentavano la nostra ultima speranza. Tra di loro c'erano anche i miei fratelli, Thomas e Ray. Zappatori, hanno fatto saltare le fortificazioni. Dannazione. Vada, McCall. Sappia che l'aspetta l'inferno. Hai capito? Gran figlio di un cane. Sono tutti. 20 uomini e le fortificazioni a pezzi. 8 sono con forza. Magnifico! Preparate i fucili! Prossima ondata, ma quelli già passati sono suoi, sergente. Signore, dobbiamo avvertire il comando. Forse il nemico ha attraversato il fiume, mio fratello era là. McCall pensa che questa guerra sia per suo fratello? Eliminate quei nordisti e ripulite la zona, sergente, e poi venga a rapporto. Trovatene altri.
Brian. Vada al comando e gli dica che teniamo il fianco. E di contrattaccare al ponte. Signore! Diavolo! Al riparo! Tiratore! Fatevi vedere, luridi figli di una puttana! Non ho tempo per questi giochetti! Il nemico sta sfondando il fianco sinistro. Dobbiamo contrattaccare. A cosa sta pensando, McCall? Ha dimenticato come fare il saluto? O'Donnell! Signore, chiedo il permesso di condurre l'attacco. Negato. I cannoni ci tengono in scacco. Passerò dalla foresta. Stia a sentire, McCall. So che suo fratello è a difesa del fiume. Non voglio che lei faccia gli zie. Indietreggiamo. Una ritirata strategica. Torni alla sua unità. Lo lascia andare, capitano. Signore. McCall, se riesce a raggiungere le trincee, gli lancerò contro tutto quello che ho. Signor sì, signore. Il caporale Scott l'accompagnerà. Signore, raduni gli uomini, caporale. Seguitemi. Ci dirigiamo alle trincee, signore. Dobbiamo attaccare. È impazzito! Come supereremo le loro difese? Ci stanno facendo a pezzi! Se non possiamo superarle, aggiriamole! Non mando i miei uomini al macello! Smith, faccia vedere a McCall dove passare. Se vuole farsi uccidere, sono affari suoi. Di qua, signore. Saranno due McCall in meno al mondo. Sarà una gran cosa. Sì, sono lì. Ci siamo. Non abbiamo tempo. Bene, ora aspettate a caricare finché non vedete uno spiraglio.
Venite qui! Io sembro proteggerla, McCall. Deve avere in serbo qualcosa per lei. Forse vuole che ci riprendiamo queste dannate trincee, signore. Diavolo, sì! Andiamo, soldati! Facciamo vedere a quelle giubbe blu quanto sono affilate le nostre baionette! C'è qualcuno? Vieni a scoprirlo da solo, lurido cane nordista. Thomas! Thomas! È tardi. Cosa? Ho minato il ponte, ma non posso farlo saltare, perché quei figli di puttana hanno preso i nostri cannoni e controllano il campo. Quando arriverà la forza principale, saremo morti. Barnsby manderà altri uomini. Non faranno in tempo. Guarda, arrivano. Ray, prendi l'altra Gatling. Arrivano altri!
nordisti si stanno avvicinando troppo. Non possiamo aspettare ancora, Ray. Faccio saltare il ponte. Caporale! Aspetta. Vado io. Ma prima farò tacere quei cannoni. Sbrigati, mi servono munizioni. Scott, mi segua. Sulla riva del fiume. Dannazione! Caricare i cannoni, presto!
d'occhio il fiume! Signore, cosa vuole fare? Far saltare questo schifo di ponte. Circondateli! Sei vivo! Ray! Ce l'hai fatta! Hai fatto saltare il maledetto ponte! Dove diavolo sono i rinforzi? Quello è O'Donnell. Quel figlio di puttana è solo. Quel bastardo di Bansby non ha mandato nessuno. Sergente? Ho nuovi ordini dal colonnello Bansby. Vuole la ritirata generale. Ma possiamo farcela! Perché vuole che ci ritiriamo? Ci spostiamo a Jonesboro, lungo la rotta dei rifornimenti. Se i nordisti la colpiscono, perderemo Atlanta. Ma è a 50 miglia da qui! Sergente, obbedisca agli ordini. O ne pagherà le conseguenze. Calma, O'Donnell. La fattoria di famiglia è in pericolo. E che io sia dannato! Lascerò che l'esercito di Sherman la bruci. Ha ordini precisi. Se decide di disobbedire, verrete accusati di diserzione. Mi sta minacciando? Non è una minaccia, McCall. È una promessa. Dì al colonnello Bansby che ci congediamo per difendere la nostra fattoria. E che abbiamo resistito. Giusto. Ora sparisca. E in fretta, prima che le picchi la sua pistola dove non batte il sole. Bansby vorrà farci fucilare. Solo se ci prende, fratello. Solo se ci prende.